un'esperienza incredibile, ragazzi, davvero. Incredibile. Cosa dire? Sconvolge tutto. Sembra un'utopia, in realtà esiste davvero. La mia idea è quella di poter mettere il giovane artista, l'allievo, al centro della propria esistenza artistica. Come? Dando tutti gli strumenti in mano per poter approcciare al mestiere dell'artista, che non vuol dire avere successo, che non vuol dire andare a trovare il posto al sole, ma vuol dire semplicemente fare bene ed essere appagati dal proprio mestiere, dando gli strumenti, cioè capendo che cos'è fare questo mestiere, come si scrive una canzone, come si produce una canzone, come si arrangia, come si costruisce un progetto e come si inserisce nel mercato del lavoro, come si sta su un palco, perché alla fine è stata la cosa più difficile per tutti, perché è facile mettersi in sala e incidere, ma comunicare con il pubblico è una cosa completamente diversa. Cercheremo di dare in mano al giovane artista la possibilità di diventare imprenditore di se stesso. È stata un'esperienza molto bella, perché ci ha aiutato a capire innanzitutto qual è la nostra strada, chi siamo, cosa vogliamo ottenere e insomma il significato principale della musica, che è quello della condivisione insieme a tutti gli altri. E mi preparo sereno ad un'altra tempesta. E mi preparo sereno. Siamo qua a ricordare che questa è una scuola un po' particolare, anche per quanto riguarda il teatro che dirigo io, diciamo non è è un laboratorio di alta formazione che tende in qualche modo a favorire la nascita, lo sviluppo di una figura che non sia soltanto quella dell'attore che sta lì che aspetta la telefonata per una scrittura, anche perché difficilmente arriva a quei tempi che corrono. Quest'anno nel corso di teatro ci sono stati dei giovani, ci sono dei giovani, due lavorano con noi, con me e Tosca, in compagnia col grande dittatore, cioè, altri hanno fatto gli spettacoli loro, altri hanno lavorato con Pugliese, insomma è importante che ci sia uno scambio, una scuola deve far sì che quando finisce non si desideri di farne un'altra. Tu eri tutto per me, io nessuno per te, tu eri tutto per me, un tutt'uno io e te, mentre ora sei solamente un fantasma che la mia mente non fa andare. Speriamo di avervi tanti, belli, nuovi, noi siamo ansiosi di poter lavorare con voi presto. Tu eri tutto per me.